fatherland. I'm forever hand in hand. Take it all out on your stride. It is taking voting now. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. E bella a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ci troviamo qua su FIFA per continuare la nostra carriera con il Wolverhampton. Siamo arrivati a quello che sarà l'ultimo episodio di calciomercato con il nostro Wolverhampton, appunto, perché oggi appunto andiamo a archiviare il mese di gennaio, quindi andiamo ad archiviare la sessione invernale di mercato che sarà l'ultima che affronteremo con il nostro Wolverhampton, anche perché appunto ragazzi arriveremo a fine stagione, poi triplice fischio della carriera, diciamo. Quindi abbiamo diverse partite, ma come vi ho detto l'altra volta le simuleremo tutte appunto per fare spazio al mercato, tanto è giusto così, tanto per portarla a termine questa stagione, nient'altro. Al momento tra l'altro non possiamo neanche fare particolari operazioni, visto che il nostro budget rasenta lo zero assoluto, quindi non possiamo fare altro che avanzare e andare ad affrontare il primo incontro di oggi, quello che ci vedrà affrontare in semifinale di Carabao Cup il Tottenham, andata delle appunto semifinali di Carabao Cup. Quindi eccoci qua, pronti, carichi. Un buonissimo 4-1, nonostante si fosse in 10 uomini, li abbiamo veramente piallati. Ainsley, doppietta di Leon e gol di Big Rom Lukaku. Perfetto, perfetto, perfetto così. Quindi praticamente il discorso Coppa è più o meno in cassaforte, la finale è più o meno in cassaforte. Squalificato Zuma, l'abbiamo visto. Cancelo ha scontato la squalifica, molto bene. E avanziamo verso il match contro il Leicester City. Partita che ci vede sicuramente favoriti sulla carta. Ed arriva innanzitutto un'offerta per Leander Dendonker. Allora, Dendonker mi dispiacerebbe venderlo perché ce l'abbiamo da sempre. Però, oddio, di fronte a una bella offerta si possono vendere tutti. Vediamo, vediamo ragazzi. Sarebbe una perdita importante, quindi sicuramente in caso andrebbe sostituito con un giocatore di rilievo. Vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. Comunque perlomeno un 50 milioni sarebbe l'ideale. Partiamo addirittura da 55, anche se credo che salterà subito tutto. Ma che cazzo dici? Ha del poetico questa cosa. Bene. Molto bene. Vabbè, tanto giocherà, visto che appunto Zuma è squalificato. Pensa te, andiamo a vendere Dendonker. E anche per parecchio. Porca troia. 4-0 a Leicester con gol di Adama e tripletta di Lukaku. Non ha giocato titolare, è subentrato a un TT Dendonker. Vabbè, un po' mi dispiace, eh? Cioè, in realtà non pensavo me l'accettassero a 55-55, sono tanti. Bene, bene, meglio così, nel senso, ci compriamo sicuramente un grandissimo difensore al suo posto. Però ci sono rimasto un attimo spiazzato, mettiamola così. Comunque, prima di cantare vittoria, aspettiamo a vedere se effettivamente lo andranno ad acquistare o no. Se affonderanno il colpo, anche se penso di sì, insomma. Offerta anche per Zuma. Olè! Allora proprio dobbiamo rinnovare la difesa. Via, andiamo a trattare con la Juventus. La clausola è di 67,5. Hanno voluto offrire 44, speravamo 43,9, insomma, sperando che accettassimo. Non accettiamo assolutamente per così poco. Io offrirei, cioè offrirei, chiederei almeno 60, tanto per intavolare il discorso. Loro ci rispondono con 44,7, il 5% è pochissimo. Difatti andiamo a fare una controfferta,
da 57 milioni rimuovendo la clausola per la rivendita 52,4 a 55. Ragazzi, vendiamo anche Zuma. Follia, follia pura. 100 più di 100 milioni per due difensori. Porca puttana. Ma che stiamo dicendo? Praticamente noi non abbiamo più difesa. Cioè, bisogna rifarla tutta. Spettacolare. Spettacolare. Spettacolare il nostro calciomercato. Come sempre. Intanto, arriva anche un'offerta per Keita Balde. 20 milioni circa offerti dal Red Bull Lipsia. Andiamo a trattare. Keita, ragazzi, è quel giocatore che lo sapete benissimo, voi che comunque state seguendo la carriera. Quel giocatore che subentra dalla panchina, segna. Lo mettiamo in campo perché magari ci serve di giocare con dei serve, segna. È una macchina da gol, Keita. Semplicemente, noi semplicemente andiamo a chiedere 28 milioni di euro per il nostro mezzo pupillo. 19-3 l'offerta dell'Ipsia. Rispondiamo con un banale 25. Vediamo un po'. 19-3 la loro ultima offerta. Scendo a 24. Meno di 24 non li voglio chiedere per Keita. 19-3. Veramente un'ultimissima offerta. 23. Meno di così, ragazzi, non possiamo scendere. Sono veramente di regalo. Ci credo, infatti. Hanno accettato 23 milioni per Keita Balde. E son tre in tipo 4 giorni i giocatori che stiamo andando a vendere. Pazzesco. Pazzesco veramente. Pazzesco veramente. Premio torneo. Ed è ufficiale la cessione di Leander Dendoncker all'Atletico di Madrid. 50 milioni nelle nostre casse. Comunque continuiamo ad avanzare. Affronteremo il Chelsea probabilmente con Chris Smalling. Venduto infatti anche Zuma. Ok. Non abbiamo a disposizione proprio l'ex della partita, Kurt. Mi sembrerebbe allucinante più che altro fare una trattativa così lampo per andare a prendere un difensore. No, non avrebbe del sensato. Quindi simula partita, sostituisce automaticamente. Gioca infatti Smalling. Ok, dai ragazzoni, su. È difficile, e difatti arriva il 2-0 da parte dei padroni di casa del Chelsea. Neanche con una formazione così speciale, va detto. Perché va detto. Però si vede che i giocatori che hanno loro sono tanto migliorati. E difatti hanno fatto valere comunque il fattore campo, hanno portato a casa i 3 punti che ci rispediscono in quarta posizione attualmente, sempre a meno 5, oh, forse eravamo a meno 4, comunque sempre in zona con il Manchester City. Purtroppo non riusciamo al momento a colmare il gap. Allenamenti discreti, bene Kelleher che migliora in tutte le sue, insomma, tutte le categorie. Va bene, va bene, va bene. Ok, vi faccio vedere tutto ciò che ho messo in lista, insomma, tutto ciò a cui ho pensato per il nostro mercato. Allora, partiamo ovviamente dal difensore centrale, il capitolo più importante. Ho inserito Militao e Ake. E vi spiego il motivo, perché tanto noi abbiamo venduto un 84 e un 85, quindi i miei obiettivi sono due fra Ake, Militao e John Stones. Vediamo, insomma, ragazzi, non voglio spendere più di 100 milioni, nel senso, abbiamo venduto gli altri due a 100. Spero di fare tutto con 80, perché poi la differenza di soldi mi servirebbe. E vi spiego. Poi, quindi, insomma, ecco appunto, insomma, ve lo spiego subito, tanto già, abbiamo già fatto. Vorrei comprare un esterno destro, perché il Milan mi fa schifo, essenzialmente. E quindi abbiamo Pepe, no perché costa troppo, però abbiamo o Castillejo, che ci potrebbe secondo me dare un grande aiuto, oppure sono andato a mettere in lista anche Thauvin e Gareth Bale. Ora, l'obiettivo principale è Castillejo, perché è più nel suo ruolo, costa il giusto, credo, e tutto. In alternativa mi piacerebbe Thauvin, solo che Thauvin è rotto per 2 mesi e mezzo. Questo vorrebbe dire che nel caso in cui Castillejo
riuscissimo a prendere Toven, ci toccherebbe prendere anche un altro, perché non è che possiamo non avere l'esterno destro di riserva per 2 mesi e mezzo. Quindi prenderemo anche Bale, che costa praticamente niente e fa diverse cose in campo, quindi come Jolly ci starebbe in pieno Gareth Bale. Per l'attacco invece ho selezionato Pussetto e Pinamonti per andare a sostituire Keita Balde, tanto non ci serve un super attaccante fenomenale. Abbiamo già Cutrone, che anche lui non è che sia fenomenale, però fa il suo. Quindi Pussetto o Pinamonti vanno più che bene come quarto attaccante. Pertanto, io partirei subito dai difensori centrali, perché se non risolviamo qui, non risolviamo niente. Pertanto, entrerei subito in trattativa per John Stones, che dovrebbe costare il giusto, e poi proverei. Cazzo. E poi proveremo. E che palle. Vabbè, intanto partiamo con Stones. Tutti appena trasferiti. Che coglioni, oh, sempre. A Baffinic che prendiamo Jamal Lascelles lì sopra. Lascelles, Lascella. Puzzolente, suona se come si chiama. E fine. Allora, offerta tutto cash. Partiamo con 35. Offerta molto tranquilla, senza esagerare. Vediamo. 45. Beh, esistono le vie di mezzo, pertanto mi sembrerebbe il compromesso migliore 40. 45. 41 e 3 proprio, 41 e 3. Ovviamente non ci dicono di no. John Stones potrebbe essere il nostro nuovo difensore centrale. Direi subito quindi di andare a trattare anche per il contratto, di non perderci nei meandri di questa ipotetica trattativa, anzi di questa decisamente più che ipotetica. Ruolo squadra importante, dovrebbe accettare senza problemi, difatti lo fa. Poi durata contratto 5 anni, se dovesse accettare non sarebbe un problema, anzi perfetto. Clausola, sì, gliela vorrei mettere, una bella clausolina magari tipo da 75 milioni. Esagerata, tanto penso. No, invece l'ha accettata. E allora sono parecchio soddisfatto. Stipendio, anche bassissime pretese, rimuoviamo il bonus, modifichiamo stipendio e tutto. Bonus di ingaggio, io farei che gli possiamo dare 85. E di bonus di ingaggio 800 tondi. Vediamo cosa ci risponde. E ci risponde senza problemi di sì. E dunque John Stones è un nostro nuovo giocatore. Ci serve adesso l'altro difensore centrale. La Shell è un'alternativa, ma sinceramente preferirei qualcosina di più. Questo è inacquistabile. E anche Militao, credo, giusto? Esatto. Porca troia. Niente, non ho trovato nessuno che mi interessasse realmente, perciò ragazzi, Jamal, sì, mi ispira, mi sta simpatico. Io farei una trattativa semplicissima per lui, tanto in fin dei conti deve fare riserva, non è che deve fare chissà che ruolo, quindi voglio dire, va benissimo, anzi, averne di riserve, a mio avviso, come lui. Offerta per il cartellino. Offriamo proprio 17 e mezzo, poi vediamo come evolve la questione. Tot, per più si arriverà a un 21, appunto. Quindi, controfferta, rimuovi, rinegozia, facciamo 21. Dovrebbero poter accettare, credo. Senza nessun problema. Steve Bruce accetta la nostra offerta da 21 milioni per Jamal. Andiamo quindi a trattare per il contratto di quello che potrebbe diventare un nostro nuovo giocatore. In questo modo avremo anche tanto budget a disposizione per poter completare gli ultimi rinforzi. Turnover sarebbe il suo, a dire il vero, e difatti accetta senza problemi. Trattato contratto 3 anni, ok anche qua. Clausola la ignoriamo. Stipendio dobbiamo fare noi, attualmente prende 50, io riproporrei la stessa cifra con bonus di ingaggio di 400.000 euro e via. 74, 6, 90, 7, 40. Decisamente superiori. Rimuoviamo comunque il bonus. Modifica.
Allora farei 80 anche per lui con bonus di ingaggio di 600. Valutiamo un po' la sua risposta, che è positiva, quindi Jamal Lascelles. Anche perché non saprei come chiamarlo. L'ho sempre chiamato Lascelles, ma non so se sia giusto. Penso di sì, comunque. È un nostro nuovo giocatore. Quindi, attualmente, questa è la nostra formazione. Dobbiamo sostituire Almiron e andare ad acquistare un nuovo attaccante di riserva. Per il momento sono le uniche due cose che dobbiamo fare. Poi, comunque, appunto, come sempre, vediamo come si evolve il mercato. Ma più o meno dovremmo essere al completo. In fin dei conti, ragazzi, la squadra va più che bene per puntare decisamente in alto. Bournemouth, vediamo che cosa riusciamo a fare contro di loro. Giochiamo in casa, dovrebbe essere una partita estremamente tranquilla. Ci penserò. E infatti volevo giocare con le riserve, proprio per dirla tutta in sincerità. Contro lo feo amatoriale. Non sono tutte riserve, ma va bene. Va benissimo, la formazione dovremmo essere ampiamente in grado di riuscire a superare i nostri avversari con un buon 2-0 targato lo stesso Patrick Cutrone, che appunto voleva giocare, era motivato ed ha segnato. E il gol, forse il primo col nostro Wolverhampton per Frank Zambò Anguissa. Contento Cutrone di aver giocato, beh, giustamente direi anche perché ha fatto il suo, nettamente. Toni Kroos al Chelsea non ci interessa, noi continuiamo ad avanzare per il momento e vediamo un po' che cosa succede. Allora, interesse per Pepe da parte dell'Inter, non è un problema nostro. Boom boom boom, offerta per N'Golo Kanté. E l'offerta per N'Golo Kanté torna a casina, perché rimane con noi, ragazzi. N'Golo e non si vende. Un sano cretino come il Chelsea a vendere forse uno dei migliori centrocampisti di mondo, se non il migliore. Il migliore no, però insomma siamo lì, ragazzi, eh. Almeno parere personale. Parere personale. Leicester City, quarto turno di FA Cup. Leicester in crisi. Nuovamente le riserve. Anche se comunque è un incontro di FA Cup, quindi eliminazione diretta, non mi interessa, ragazzi. Se va bene, bene, se non va bene, sfiga. 3-0. Easy, easy, anche loro hanno giocato con le riserve. Un pochino me l'aspettavo, sinceramente, un pochino me l'aspettavo. Difatti è andato tutto ok. Kovacic ancora, Cutrone e De Olofeu. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi passiamo il turno in totale semplicità. Rimettiamo la formazione normale. Ufficio, non stiamo seguendo i piani. Va bene tutto. Sì, ok. Grazie per avermi concesso spazio. Apprezzo il tuo impegno, Matteo. Molto bene. E avanziamo ancora. Non prima però di aver fatto gli allenamenti. Buono vinagre, buono Cutrone. In generale comunque una sessione un po' così così, anzi decisamente pessima. 3C, una D, una F. Un bel pattumaio. Stones non trova spazio. Con calma, frate, sei arrivato adesso. Ora ti facciamo giocare contro il Tottenham in semifinale di Carabao. Offerta del Real Madrid per il nostro Junior Firpo. Andiamo a fare due chiacchiere con questo Real. Non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Firpo, giocatore sul quale abbiamo puntato tanto, è migliorato tanto con noi, ma non per questo, è incredibile. Magari un ritorno in Spagna per lui sarebbe fantastico, e per noi una grossa monetizzazione, quindi vediamo. Comunque non chiediamo ovviamente meno di un 55 milioni, mi sembrerebbe un'offesa. Ritorna sempre fuori questo numero alla fine. 39,2, ultima offerta, decisamente troppo bassa. Arrivo a 50, e 50 più o meno è regalato, secondo me. E difatti hanno accettato. E quindi Junior Firpo ha preso l'aeroplanino in direzione Madrid. E ci sta, ragazzi, ci sta. E come? Giocherà l'ultima partita con la nostra maglia, probabilmente adesso contro il Tottenham, appunto in semifinale di Coppa. All'andata abbiamo vinto 4-1. E ritorno
Vinciamo ancora per 2-1 con gol di Rubén Vinagre e Romelu Lukaku. Perfetto, quindi siamo in finale di Carabao Cup. Strano, non ci si arriva mai ragazzi in finale di Carabao noi, mai. Bene, meglio, meglio così, meglio così. Zaha, apprezzo il tuo impegno, sta giocando benissimo. È calato forse un pochino di intensità in queste ultime partite, ma comunque ha disputato fino a questo momento un campionato di assoluto livello. Abbiamo il match adesso contro il Fulham, l'ultimo match prima della fine, insomma, di questo episodio. Siamo già al 29 di gennaio. Offerta per Lukaku! Ed eccolo qua, il bombone vero di mercato, il nostro miglior giocatore, più o meno, insomma, è contattato dal Barcellona. Un'offerta veramente irrisoria, soltanto 66 milioni, non esiste. Per me lo possiamo anche vendere, ma ci devono pagare e profumatamente, perché un bomber del genere non si merita di essere di certo comprato per 66 milioni e basta. Setién, sarai bene, tu di addrizzi un pochino la mira, perché così hai totalmente sbagliato. Chiedo 105 milioni per aprire il discorso. E arrivano subito ad 89. Ragazzi, io sparo 100. Se ho... No! Bella, ho fatto proprio una cazzata. Non volevo rifiutare. Vabbè, va bene perché lo tengo volentieri, Lukaku. Ma io in realtà non volevo rifiutare. Volevo rimuovere il bonus. Non so che cazzo ho letto, ma guarda che fava che sono. Porca di quella puttana. Infatti mi sembrava strano perché ho letto rimanda. Ho detto, come rimanda? Che cazzo vuol dire? Ho sbagliato. Dovevo pigiare prima su controfferta. Guarda che fava. Vabbè. Buona, vuol dire che rimane con noi, non è un problema. Fulham, dicevamo. Dicevamo Fulham e dicevamo che andiamo a simulare anche questa partita. Dovrebbe essere estremamente agevole. 3-1, infatti, con gol di Umtiti, Lukaku e Diogo Jota. Benissimo, nonostante il vantaggio del Fulham è durato tipo 4 secondi perché subito nello stesso minuto di gioco abbiamo rimarcato subito con Umtiti. Abbiamo portato a casa i 3 punti. Bene, ufficiale la cessione di Junior Firpo al Real. Quindi dobbiamo cercare anche un terzino sinistro. Abbiamo 95 milioni a disposizione. Ed è il momento, ragazzi, di trattare, anche perché di giocare non se ne fa più, visto che tutte le partite del mese le abbiamo archiviate. E quindi prendiamo i nostri 96 milioni e iniziamo a mandare offerte in qua e là. Partiamo prima da Castillejo. È l'attaccante, uno dei due, insomma, poi vedremo. Dov'è Castillejo? Eccolo qua. Sì, sono convinto. Partiamo da lui. Offriamo come contropartita al Miron, sperando che gli interessi, anche perché se non gli interessa, secondo me potrebbe anche essere poi complicato piazzarlo. Quindi un attimino dobbiamo sperare che gli interessi. Credo sia Ali. Esattamente, eccolo qua. Miguel, sì, gli interessa. Insomma, va bene, 11 e 2, basta la loro richiesta. Io andrei, facciamo così, pareggiamo il conto, gli diamo 6. 6, 3, 5 e 5 e 7 e 6 e infine 4. Vediamo se accettano, spero di sì. Hanno accettato, benissimo, benissimo, benissimo. Quindi possiamo andare a trattare direttamente con Castiglieco per cercare di portarlo alla nostra corte. Io in tutto questo, ragazzi, sinceramente credo che Castiglieco sia 82. È per questo che sto trattando con insistenza per lui. Se poi anche lui è 80, è un'inculata. È proprio una sola. Vediamo. Sporadico gli va bene, non credo. Purtroppo sì, non so se sia un bene. Comunque, ok. 4 anni di contratto. Dovrebbe accettare. E accetta, ottimo. Vediamo, facciamo un tentativo. Vediamo 50, secondo me. Risponde, ma con un 35 almeno, spero. 39, anche meglio delle mie più rosee aspettative. Quindi bene, 42, dovrebbe accettare.
Accetta, ottimo. E non ci resta altro che parlare di contratto. Allora, se fosse 82, alla Shell le abbiamo dato 80, tanto di meno non gli possiamo dare. Partirei con un'offerta da 75, con bonus di ingaggio di 501, perché vedo che lì c'è avanzato un 1.000 euro, e basta. Ed ha accettato. Gli sembra un'offerta più che equa. Speriamo di non aver preso un'inculata. Per piacere. Per piacere. Dove sei, amico mio? Dove tu sei? 81. Vabbè, almeno è meglio. Almeno è migliore di Almiron. È già qualcosa. Pensavo fosse 82, ma 81 mi accontento. È già, appunto, qualcosa. Poi, prossimo step. L'attaccante. Per l'attaccante, priorità direi a Pussetto o a Pinamonti. Facciamo a Pinamonti, va, giusto? Niente. A Pussetto, a posto. A posto, le trattative di mercato hanno già risposto per noi. Ci avanzano un sacco di soldi per puntare al terzino sinistro. Ne possiamo prendere veramente uno di fascia altissima. Valore 16,5, noi offriamo, ma senza saperne leggere né scrivere, un ventino diretto e vediamo cosa ci dice il Watford. Accettano subito, perfetto, meglio di così non si può. Andiamo quindi immediatamente a trattare con il giocatore e vediamo se riusciamo a portarcelo a casa. Credo che sia intorno al 78 come valutazione Pussetto. In ogni caso andrebbe benissimo. Turnover mi sembra un po' troppo alto come pretesa, sporadico mi sembra meglio. E tu voli turnover, allora tu sei un po' stronzo, ma va bene. 2 anni di contratto, io farei anche 3, giusto per mettere i puntini sulle i, perfetto. Niente clausola, e va bene. Stipendio, me lo dici te o te lo dico io? Te lo dico io. Prende 73, è troppo. Noi gli diamo 70, anzi 65 con bonus di ingaggio di 500, sempre. Vai, vediamo cosa ci dice. Ha accettato subito. Vorrei anche vedere. Ci sta che lo si sia anche strapagato. Quindi mi sembrerebbe il minimo. Vediamo un po'. 80. È come Keita. Vabbè, ci sta. L'abbiamo venduto a 24. Keita Balde. Mi preso quest'altro a 20. Più o meno. Siamo lì, ragazzi. Siamo lì. Va bene. Zambò torna di sotto. Castiglieco va lì. A posto. E quindi, per il ruolo di terzino sinistro, ho selezionato Lucas Digne e David Alaba. Uno di questi due sarà il nostro nuovo terzino sinistro. Ve lo posso assicurare. Partirei con Alaba. Più che altro perché, ragazzi, fa la panchina di Andrew Robertson. Mi sembra una totale follia. Andiamo subito a contattare la Juventus per andare ad acquistare il loro terzino. Strano che sia la Juve, non ci va mai su FIFA. E va bene, va benissimo così. Allora, vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori. Offerta secca di 35 milioni è la nostra prima proposta. Vediamo. Accetta subito la Juventus. Cioè, vedete quanto, ragazzi, ci avanzano 34 milioni di euro e non sappiamo come spenderli. Ma vabbè. Ok, quindi trattiamo con David e vediamo che cosa riusciamo ad inventarci. Se riusciremo a prenderlo oppure no, ma penso proprio di sì. Importante e va bene. Poi, 3 anni di contratto, va bene anche questo. Poi, clausola, no, non mi va. Stipendio attualmente prende 150, io andrei leggermente a diminuire, farei 120, anche perché questi ci abbiamo, però gli offriamo un bel bonus tipo di 1 milione netto per venire da noi. Vediamo un po'. Ed ha accettato immediatamente, quindi David Alaba è un nostro nuovo giocatore. E quindi, ragazzi, sostanzialmente la nostra formazione attualmente è completa. Non saprei chi andare a sostituire e come, sinceramente. Spiegate perché. Allora, vabbè, in porta abbiamo Aaron Ramsdale, che al momento è infortunato, ma
tranquillamente lui ci può rimanere. 84, 23 anni solo, quindi perfetto. Difesa, Cancelo è perfetto. Umtiti è difficile trovare di meglio. Stones è inglese, quindi va benissimo per il campionato. Alaba è tanta roba, uno dei migliori terzini sinistri del mondo. Adama non si può levare perché è devastante. N'Golo, N'Golo, Goretzka, Goretzka. Zaha, anche lui, ragazzi, sarebbe forse l'unico dei titolari che cambierei. Ma proprio forse, perché anche lui veramente gioca bene, 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 bene. E davanti, che gli devo dire? Nulla. Panchina. Va bene. E riserve sono riserve. Quindi, buona. Ci teniamo i soldi. A meno che non ci arrivi, magari, non lo so, un'offerta irrifiutabile, irrinunciabile adesso. Magari tipo ci offrono 190 milioni per Lukaku, non lo so. Vediamo, ci sono 9 ore da qui alla fine del mercato. Tutto può accadere, tutto può succedere. Anche se per il momento mi sembra proprio non succeda nulla. Ecco, l'ho chiamata. Email, offerta Ainsley Maitland-Niles da parte della Lazio. Di tutti quelli che potevano contattarmi è proprio Ainsley. Chi abbiamo come terzini destri selezionati in lista? Bellerin, Lazaro, basta? E Wan-Bissaka. Abbiamo Cancelo. Si potrebbe prendere un Bellerin, ma capirai. Nel senso che ci teniamo il nostro uomo. Ainsley Maitland-Niles, va più che bene, rifiutiamo la proposta della Lazio. Come riserva Ainsley è perfetto, anche lui poi da tanto che è con noi, è stato uno dei nostri primi acquisti, quindi non si muove e resta a Wolverhampton. 5 ore alla fine del mercato, niente all'orizzonte, per noi 4 ore ancora, tutto fermo, 3 ore. Tutto fermo e si inizia ad entrare nella deadline. 2 ore. Se non si muove niente adesso, non si muove più. Attenzione, offerta. Vabbè. No, ragazzi. Rifiutiamo. Proprio così. Rui Patricio non si muove. Resta con noi. Ormai è diventata la nostra bandiera. Inamovibile. Non se ne può assolutamente andare. Da Wolverhampton e siamo arrivati quindi all'ultima ora di mercato. Guardiamo un attimino cosa hanno fatto gli altri, giusto per capire. Arsenal, Letizia Montiel per Meunier, vabbè. Niente. Poca roba. Poca roba. Non mi interessa. Come Hanover l'acquisto, Kroos anche. Ha fatto tanto il Chelsea, si è migliorato con due grandissimi giocatori. L'Everton, vabbè, ci sta. Niente, niente. Silva Gené per Wijnaldum Corona. Non so chi sia Silva. Gené, ok. Wijnaldum Corona, boh, ci sta. Wijnaldum penso a 0 o comunque Corona a 0, uno dei due. Hanno dato via gratis perché solamente 16 milioni per quei due è impossibile. Hanno preso Tete per De Bruyne. Ha perso tanto il City, ragazzi. De Bruyne è una grande perdita, eh. Hernandez e Gomez, Madonna, ma perché sono tutti uguali? Che cazzo sono Hernandez e Gomez adesso? Poi pagati tanto, 130 milioni, boia. Wijnaldum De Nayer al Newcastle per la Shelby Bonaventura muto, ok. Zaccaria Manolas al Tottenham, bello, per Rugani Foyth, ci sta. E Upamecano Pussetto, Szoboszlai Sandler. E poi noi con i nostri 130 milioni di movimenti. Sì, scusate, 300 milioni di movimenti. Abbiamo decisamente più guadagnato che speso. C'è differenza di 60 milioni. Di quei 60 ne abbiamo 30 puliti da spendere attualmente. Ma rimarranno qua. Non verranno reinvestiti sul mercato, assolutamente. Ci servono, insomma, cioè, ci serve di tenerli da parte e li teniamo da parte. Quindi possiamo avanzare. In realtà non ci servono un cazzo di tenerli da parte, però semplicemente ci stava di dirlo anche perché non so proprio come spenderli. Quindi finisce qua il mercato. 642 milioni di euro spesi in generale.
l'ultimo giorno. Benissimo. Ragazzi, che dire? Siamo arrivati quindi alla fine del video. Guardiamo il calendario. Non so dove arriveremo. Io magari farei un paio di mesi. Sì, che sono belli densi, ci sono tante partite. 2 o 3 mesi magari possiamo arrivare a aprile. Ecco, tanto per. E poi lasciarci un ultimo episodio finale. Da vedere tutto questo, magari cosa facciamo in Champions e tutto. Vabbè, quindi ci fermiamo qua. Spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto. Così mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete. E a domani. Buona!